sono Ilaria Taffelli, responsabile marketing di Antarex e quest'anno per ISE 2012 abbiamo deciso di presentare i nostri prodotti, la nostra azienda come un'azienda, come si usa dire, turnkey solutions. Quindi presentiamo uno spazio suddiviso in quattro situazioni applicative che esemplificano molto il mondo del digital signage. Quindi abbiamo uno spazio dedicato all'area transportation, in cui abbiamo messo prodotti tipicamente aeroportuali o stazioni ferroviarie con dei software di gestione che ben si sposano con questo tipo di ambiente, dei prodotti naturalmente con gradi di compliance IP65-66 a seconda della collocazione, prodotti ermetici rinforzati. Poi abbiamo un'area dedicata completamente al digital signage con dei totem indoor dalla valenza estetica molto importante, sono prodotti chiaramente dal design made in Italy, e poi un'area in cui presentiamo dei prodotti tipicamente del mondo advertising, quindi large format display in configurazioni totem o configurazioni stele che si prestano a una visualizzazione digital signage di tipo full advertising. Abbiamo anche un'area edutainment in cui presentiamo prodotti tipicamente consumer ma avanzati, quindi televisori con piattaforme Android per la gestione interattiva sia della televisione domestica, quindi della visualizzazione del contenuto del digitale terrestre, sia chiaramente, siccome l'azienda si vuole proporre come un'azienda contract nei confronti dei clienti, abbiamo deciso di lavorare sempre di più in partnership con delle aziende che ci permettono di offrire un prodotto completamente integrato anche nel software e anche nei sistemi chiaramente di gestione dei contenuti. Quindi abbiamo realizzato dei prodotti che utilizzano diverse di queste tecnologie, che sono per lo più tecnologie web-based, quindi che sono assolutamente gestibili anche via web, ma quello che tentiamo di fare è di rendere il prodotto, il sistema prodotto, quindi l'hardware di visualizzazione, il software di gestione del palinsesto, comunque dei contenuti, il più semplice possibile. Per questo motivo abbiamo invitato a partecipare con noi allo stand diverse aziende, tra cui anche l'azienda di Ernesto Troiano, che è qui di fianco a me. Noi presentiamo la nostra soluzione applicativa software in piccolo, nel senso che abbiamo realizzato un modulo che è inserito nei loro totem o comunque in un player, lo rende autosufficiente, per cui può essere poi posizionato in un allestimento e rimane autonomo nella gestione, quindi può essere operato completamente via wireless senza bisogno di ulteriori sistemi di supporto. Quest'anno ISE è secondo noi un'edizione assolutamente successful, perché la qualità del cliente o comunque dei personaggi che transitano è sicuramente elevatissima. Abbiamo avuto a che fare con aziende corporate o comunque clienti VAR di assoluta importanza, molto ben preparati anche dal punto di vista tecnologico. Quindi l'idea di poter offrire delle soluzioni integrate, complete, anche grazie appunto alla presenza dei nostri partner più autorevoli, ci permette di soddisfare tutte le esigenze di questa clientela, che non sempre si accontenta del solo hardware o del solo software o di come allestire l'architettura di sistema o di come pensare al network deployment. Quindi quello che ci piace pensare è di riuscire a dare tutte queste componenti ponendoci come unica azienda contractor che riesce a tenere le fila di tutti i servizi correlati a questa esigenza. Nel 2012 naturalmente seguiamo quella che è la tendenza, quindi stiamo presentando
un prodotto LCD trasparente per nicchie interattive da vetrina, ma più che interattive noi abbiamo concettualizzato più un prodotto, diciamo, di realtà aumentata, quindi un LCD trasparente di piccolo formato, già con un deliverable commerciale, quindi già configurato, quindi una sorta di cassettone, una nicchia già pronta che il cliente deve solo comprare, mettere in vetrina e collegare a un cavo.